Ciao ragazze, ciao a tutti. Oggi video sui prodotti terminati per la cura della casa. Non pensavo che passasse così poco tempo da un video all'altro, pensavo di farvelo più tardi questo video, ma mi sono resa conto di aver accumulato un bel po' di cose per cui ve le voglio mostrare. Partiamo subito da questo Cif Easy Clean Pavimenti. Questo qua è il profumo Brezza Marina. E cosa dire, questo detersivo per pavimenti, ho riscontrato che pulisce bene i pavimenti, però l'odore non mi è piaciuto. Non perché puzzasse, però era molto 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 leggero. Invece a me piacciono i detersivi per pavimenti che profumano un pochino di più. Questo si puliva, però non era proprio profumato, per cui non credo che lo riacquisterò, anche se sì, tutto sommato non è un prodotto malvagio. E poi ho terminato questo detersivo Lana Delicati della Winnis, eccolo qua. E è un prodotto che sì, non mi è piaciuto tantissimo. Allora, soprattutto per il discorso profumazione, perché quando lo si annusa sembra abbastanza, non è profumato, però l'odore che ha è accettabile. Uno lo apre e dice si può fare. Qua dice fiori rosa. Io sento tutto tranne i fiori rosa, per cui vabbè. Comunque non era malvagio a usarlo così, però dopo una volta lavata la biancheria e tirata fuori dalla lavatrice, l'odore si fa un po' più brutto e quindi non mi è piaciuto. Non è che lascia l'odore brutto nei vestiti, però un odore che non mi piace. Poi dico, questi sono detersivi appunto ecologici, quelli della linea Winnis. Voglio dire, in natura ci sono tanti fiori, metteteci un po' di essenza, qualcosa di profumato, perché veramente, comunque a livello di lavaggio dei tessuti non era male, insomma la roba veniva abbastanza pulita, però non lo ricomprerò più. E poi ho terminato questi cosi con il gel dentro, che adesso c'è ancora un po' di gel, ma ormai è terminato il profumo. Ed è questo della marca Prendi alla lavanda. Questi qua io li prendo da CAD e mi trovo molto bene con questi qua, perché sono tra i pochi che fanno profumo a lungo. Gli altri fanno profumo 3-4 giorni, dopo basta. Questi qua durano anche 2-3 settimane, insomma. Per cui li riprendo quando passo da CAD. Poi ho terminato questo detersivo per piatti, ecco 10, che ho comprato da INS. Questo nello specifico è quello menta e limone. Mi sono trovata molto molto bene, sgrassava bene le cose, però irritava un pochino la pelle. E voi direte non è un problema, tanto bisogna lavare i piatti con i guanti. Infatti sono io che ho proprio la bruttissima abitudine di lavare i piatti senza guanti, anche di fare le pulizie senza guanti. So che è sbagliato, quindi tralasciando questo problema che comunque è un errore mio, per il resto a livello di funzione e efficacia del prodotto direi che è buono e lo riacquisterò comunque, perché lavava bene i piatti. Poi ho terminato questo Mino Bianco Cuore di Marsiglia. Questo mi è piaciuto tantissimo. È un detersivo liquido per capi. Qua dice tutti i tipi di tessuti. E poi dice delicato sui tessuti, delicato sulla pelle. Pulisce in profondità rispetto ai tessuti. Allora è vero, questo qua pulisce bene. Veramente quando lavavo le cose con questo detersivo vedevo che venivano fuori più pulite rispetto a quando usavo gli altri detersivi, per cui il livello di pulizia buonissimo e anche il livello di profumo. Lasciavo un po', cioè, a chi piace il profumo di Marsiglia, perché è un profumo un po' particolare, magari può anche non piacere, però a chi piace il profumo di Marsiglia consiglio di prendere questo, perché oltre ad essere molto profumato pulisce anche molto bene. Lo ricomprerò sicuramente quando termino il detersivo che sto usando adesso, lo ricompro perché veramente mi è piaciuto troppo. E pulizia e profumazione ottima, ve lo consiglio.
Poi ho terminato questo brief brillante pavimenti per tutte le superfici. Non mi è piaciuto, lasciava tanti aloni. Qua dice profumo intenso, asciugatura rapida, effetto riparatore, ma io sinceramente non ho visto niente di tutto ciò, no, non mi è piaciuto, per cui non lo ricompro. Il profumo, sì, non era malvagio, però insomma, niente di che. Poi l'ho terminato stamattina, questo marmo in granito, prodotto professionale dell'Aquam, l'ho trovato da Tigotà ed è un prodotto per pulire il marmo e il granito. E io questo ce l'ho da tipo 2 anni, mi dura tantissimo, anche perché insomma ho pochi marmi a casa, ho solo quelli un po' così in terrazza. E poi comunque non è che mi capita di pulirli così spesso perché purtroppo non è che abbiamo molto tempo da dedicare alla pulizia della terrazza, la pulisco così alla buona, però insomma ecco mi dura parecchio. Per cui questo qua mi è piaciuto e mi è piaciuto forse di più la lavancera per il marmo di questo. Però anche questo qua devo dire che lasciava il marmo bello lucido e lo puliva bene. Però voglio cambiare, voglio prendere qualcosa di diverso. Anche se mi sono trovata bene con l'emulsio lavancera e con il marmo e granito, questo qua dell'Aquam professionale, voglio provare qualcos'altro. Sì, voglio provare qualcos'altro. Comunque, se volete, io non è che ve lo sconsiglio, anzi. Poi ho terminato questo multiuso della Winnis, questo detergente multiuso che è tipo quello per pulire vetri, il classico Vetril. E anche questo qua purtroppo non mi è piaciuto perché soprattutto c'è l'odore, avevo un odore terribile, no? Cioè, quando lo spruzzavo facevo un sacco di fatica a sopportare questo odore. E sapeva di qualcosa anche di naturale, di plasticoso. No, e poi lasciava tantissimi aloni, mamma mia, terribile, terribile questo qua. Purtroppo, questi 2 prodotti della Winnis che vi ho mostrato non mi sono piaciuti. Poi ho terminato questo Vichy Sun Disincrostante, che è un gel per Vichy, con questo mi sono trovata bene, è all'odore di mandorla, e non è un odore di mandorla chimico, cioè questa roba è tutta chimica, però l'odore sono riusciti a fare un odore abbastanza naturale di mandorla, che è anche piacevole quando si mette sul Vichy questa cosa, si sente per il bagno questo odore di mandorla, e va bene insomma. Questo qua dice il prodotto, data la sua viscosità, trova ottimo impiego nella pulizia dei sanitari, nelle toilette, eliminando con facilità odori e macchie di ogni tipo. Sulla rubinetteria risciacquare velocemente. Io non lo mettevo sulla rubinetteria, lo mettevo solo sul WC e devo dire che mi sono trovata bene. Questo prodotto io lo trovo solo da Lando. Se lo vedete in giro, vi consiglio di prenderlo perché comunque, a mio parere, è un prodotto valido che costa anche poco. Poi ho terminato questa carta forno in fogli della Cookie e questa non so se ve l'avevo già fatta vedere, però mi è capitato di prenderla in fogli proprio perché per non avere il fastidio di dover staccare ogni volta la carta forno. Questa qua ci sono già i 25 fogli pretagliati dentro. E così insomma io vado più comoda sinceramente, non so voi ma io vado più comoda così. Poi ho terminato questo spray anticalcare Maxi Power della V5. Questo è un anticalcare che trovo da Lidl della marca V5, che è appunto una marca che si trova solo da Lidl, e mi sono trovata bene, insomma puliva bene il calcare. Però c'è come via cal nessuno perché, ripeto, per l'ennesima volta, cioè sarò diventata anche noiosa, lo so, ma il via cal, quando si pulisce il calcare, dopo la formazione di calcare, è ritardata rispetto agli altri prodotti, nel senso tu metti il via cal. E il calcare si deforma dopo 3-4 volte che si usa la doccia. Quando io metto questo, pulisce bene il calcare, ma il calcare si deforma dopo 1 o 2 volte che ho usato la doccia, per cui non mantiene il pulito. C'è poco da fare, solo il via cal, cioè, non,
impedisce la formazione di altro calcare per un po' di tempo. Poi ho terminato questo sole piatti oxi sgrassante e nel video precedente avevo mostrato quello verde, se non sbaglio, comunque buono, mi è piaciuto. È un po' diluito, un po' acquoso, però lavava bene le cose. Poi ho terminato un altro profumo in gel, questo qua della Emulsio Cattura Odori. E questo a livello di funzione cattura odori andava bene perché lo mettevo sulla pattumiera, ormai è andato, ne ho messo un altro. Lo mettevo sulla pattumiera e devo dire che faceva bene il suo lavoro. Poi ho terminato questa pellicola della Aromata che penso di aver acquistato da Lidl, non mi ricordo più. Comunque è una normalissima pellicola, faceva bene il suo lavoro. Poi ho provato quest'altra pellicola della Budget d'Espard che sono i prodotti meno cari che la d'Espard ha. E questa infatti ho notato che comunque sì, per carità, costava pochissimo, tipo 50 centesimi, ma non era ben aderente, per cui l'ho usata per fare i fanghi. Per cui per fare i fanghi andava bene, quando facevo i fanghi mi mettevo la pellicola intorno alle gambe, insomma, l'ho usata per quello, perché per metterla sul cibo così non è molto aderente, perché qua c'è scritto anche più aderenza, ma non è vero, sì, no, non funziona. Poi ho provato questo prodotto particolare che è questo Ajax, un solo prodotto per tutta la casa. Qua dice che pulisce i pavimenti, la cucina, il bagno, i vetri e i piatti. Allora io ho provato con i piatti e devo dire che me li puliva bene. Poi ho provato con i vetri, no, assolutamente no, lasciavo un sacco di aloni. Ho provato con i pavimenti, idem, lasciavo un sacco di aloni. Ho provato con il bagno e bene, dai, per cui bagno e piatti, ok, le altre cose secondo me assolutamente no, perché lasciava un sacco di aloni. Per cui sì, è un prodottino, secondo me è un prodottino molto utile. Se andate in vacanza e affittate un appartamento e dopo comunque dovete fare un po' di pulizie su questo appartamento, e vi conviene prendere questo perché insomma non costa tantissimo, con circa 2 euro, poco più di 2 euro vi trovate insomma una pulizia 1, 2, 3, 5 in uno, che insomma anche se non pulisce tanto bene, che se ne frega, per l'appartamento, delle vacanze. Ci può stare, secondo me è una cosa utile, sì, se uno va in appartamento. Poi ho terminato questa spazzola adesiva della marca Voilà, fatta così, sì, ne ho trovate di meglio sinceramente, questa non è che si appiccicavano bene tutte le cose, discreta, ma sicuramente ne ho provate di meglio. Poi ho terminato questa aria compressa della marca Manhattan, e questa aria compressa la uso per pulire tutti quei posti un po' delicati o tipo i cosi, là, i buchi del ventilatore, tra le fessure del ventilatore, tra le fessure della stufetta che ho in bagno, e tra tutte quelle fessure, o comunque tutte quelle cose che non si possono pulire normalmente, le pulisco con l'aria compressa. E devo dire che sia questa di questa marca che quelle di altre marche sono comunque un prodotto molto utile per pulire determinate cose. Per cui in casa, secondo me, bisogna sempre avere una bottiglia di aria compressa. Poi ho terminato questo un sapone che non lo metto nei prodotti terminati del beauty, ma lo metto nei prodotti terminati per la cura della casa, perché è un sapone della Fresh and Clean idratante, elimina odori. Questo qua elimina gli odori, devo dire che fa bene il suo lavoro. Non è che li elimina proprio del tutto, perché se uno si sofferma da non usare meglio, non è che elimina proprio gli odori, però quando si cucinano delle cose che puzzano, ci si lava con questo, devo dire che il suo lavoro lo fa. Non è un prodotto professionale, sicuramente i prodotti che hanno nei ristoranti funzionano meglio, però per essere un sapone da circa 1 euro, 1,50 euro, non è affatto male per togliere gli odori, per cui lo ricomprerò e ve lo consiglio, perché certi odori sono veramente fastidiosi. Poi ho terminato un altro della Prendi, questo qua è il bouquet,
è sempre un gel con bouquet fiorito, anche questo mi è piaciuto e lo ricomprerò. E poi per no, ultime tre cose, ho terminato questi asciugoni della Toffee che penso di aver trovato da Lidl, se non sbaglio, qua c'è anche un'altra cosa attaccata. Questi qua della Toffee che ho penso di aver trovato da Lidl, mi sono trovata bene. Poi ho terminato questi tovaglioli della Aquam, che sono 40 tovaglioli colorati, questi qua colorati della Aquam, e sono veramente resistenti, sono proprio grossi e mi ci sono trovata bene, li ricomprerò sicuramente. Poi, ultime due cose, queste Yankee Candle, queste, guarda, cioè, io le adoro, però le odio per questo motivo, perché quando si apre la tarte delle Yankee Candle, non so se succede anche a voi, cioè io la vado ad aprire nel lavandino perché mi si sbriciola dappertutto ed è piena di bricioline. Vabbè, comunque ho terminato questa qui, che è olio di argan del Marocco, questa tarte di olio di argan del Marocco, che mi è piaciuta tantissimo, profumatissima. E io non so descrivere molto bene i profumi, però sono tutte cose orientali, sapete che a me piacciono tutte le cose orientali. E poi questa che si chiama Serengeti Sunset. Vabbè, comunque sono tutte cose orientaleggianti, perché questa poi tra l'altro è arancione, quell'altra era rossa, tutte cose arancioni, rosse, buone, buone, veramente. Le sto utilizzando con il bruciatore non originale, devo dire che comunque fanno bene sul lavoro, profumano molto la casa, per cui va bene. E basta, i prodotti sono terminati, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.